La remissione delle deleghe tenute dai consiglieri provinciali di centrodestra, la disponibilità alle dimissioni del presidente della BAT Spina a condizione che tutto il centrodestra si dimetta con lui. Non era scontato che si tenesse il Consiglio provinciale della BAT ieri all'ordine del giorno una serie di debiti fuori bilancio, debiti prodotti durante l'amministrazione Ventola, non durante la mia presidenza, ha detto Spina. In programma per i prossimi giorni poi una serie di incontri essenziali, come ha detto ancora il presidente Spina, per la vita di diverse famiglie, quelle dei dipendenti della provincia, quelle dei dipendenti del Centro Ricerche Bonomo. Il Consiglio provinciale si è tenuto grazie alla presenza in aula degli esponenti del Partito Democratico, formazione politica a cui Spina vuole iscriversi, la consigliera di Scelta Civica Giovanna Bruno e per il centrodestra i soli Beppe Corrado di NCD e Andrea Minervino di Forza Italia. Ma se Corrado ha rinnovato la fiducia nel presidente Spina, Andrea Minervino si è presentato, al contrario della restante parte dei rappresentanti del centrodestra, solo per chiedere le sue dimissioni. Io credo che sia giusto stare in aula e ribadire con un faccia a faccia la mia posizione e la posizione del mio partito. Ho protocollato le mie dimissioni dall'incarico avuto in precedenza dal Presidente stesso e che quindi non sosterrò più questa amministrazione, questa maggioranza e passerò all'opposizione. Il PD rinnova la fiducia al presidente Spina. O si va a casa tutti, dicono dai banchi del centrosinistra, o non permetteremo che sia cambiato solo il presidente. E anche se si dovesse formare una nuova maggioranza, questa volta di centrosinistra, i consiglieri del PD non accetteranno deleghe. Quando mi parla dell'opera Bonomo, quando mi parla di tutte le cose, ci mette in imbarazzo. Io penso che adesso faremo una riflessione nel gruppo e troveremo la conclusione più dignitosa e più nell'interesse della nostra città. Certo, lo rimarco, che le assenze fanno male, perché oggi io al posto loro avrei approvato i loro debiti e poi un minuto dopo avrei detto al Presidente, loro che erano la maggioranza, andiamo tutti a casa, questo mi aspettavo. Se ora noi pensiamo a fare una nuova maggioranza con nuove deleghe, vuol dire che ritorniamo a quello di prima, non è questo il punto assolutamente, non è questo lo spirito della Del Rio, non è questo lo spirito della provincia, non è questo lo spirito del legislatore. Oggi bisogna fermarsi tutti, fare una riflessione seria e una valutazione molto seria.